più o meno forte. Punto F, attraverso Francesca R, 11 giugno 2023, a cura di VB. L'importanza di sapere l'origine dell'insegnamento vi fa capire, in realtà, la frequenza vibratoria dello stesso insegnamento, di come si dirama di pana e di come si può manifestare più o meno forte a seconda della situazione, pur essendo la stessa natura. Ci si può manifestare in modi completamente differenti, si può avere una presenza completamente diversa, un sapere completamente diverso per i presenti, perché quando si ha la conoscenza assoluta si è in grado di sapere quale porzione di conoscenza può essere data, portata sia allo strumento, sia al gruppo, sia alla situazione che deve propagarsi come onda di insegnamento da quel particolare punto. Un punto energetico è un cerchio medianico, un punto energetico dal quale si dipanano energie che devono servire non solo ai presenti, non solo allo strumento, ma anche a chi ne fruisce, che veicola intorno al cerchio stesso. E chi è che veicola intorno al cerchio stesso? Tutte le persone che voi incontrate, frequentate, tutte le coscienze incarnate, le anime incarnate, le entità incarnate, chiamatele come volete, veicolano e portano avanti questa onda di insegnamento che si propaga. Quindi, a seconda della portata, della portanza che può avere in primis lo strumento, per secondo il cerchio stesso, si dà o meno una portata, un blocco di insegnamento più o meno importante, più o meno denso, ma sempre utile. Serve dare la conoscenza di Nostradamus? Sì, da quella, se serve far passare, veicolare qualcosa che serve, che è utile, perché talvolta bisogna fornire anche la stessa esperienza karmica, che è il frequentare, l'avvicinarsi, il conoscere un determinato messaggio. Ma l'entità che si propone, che è preposta a fare un determinato tipo di insegnamento di un certo livello, che vuol dire differenziarsi a seconda del grado evolutivo, della vibrazione generata dalla situazione, deve essere abbastanza importante. Quindi sì, è utile sapere qual è l'esatta provenienza della suddivisione di un nome che si mostra, che appare frequentemente, costantemente in varie situazioni. La domanda è: perché lo stesso nome appare? Sono lo stesso o sono tanti diversi, Michel? Questa è la domanda, ma questa risposta non può essere data ora, perché non è momento ora del comprendere, mentre è momento ora di comprendere che cosa vuol dire diversificare. Semmai vi volete veramente rendere conto del significato effettivo del perché voi siete qui ora.